seguici, ascoltaci in onda ogni venerdì, frasevici su, Radio Baiano, noi ti abbagliamo, noi ti invogliamo sempre di più. E tu, tra fatti e rifatti che non sanno i fatti, fatti da parte se non segui l'arte, noi fatti d'arte senza un perché, noi con Monè, tipo Moè, alziamo il tasso alcolico e stabiliamo un contatto radiofonico. Io ho fatto cronico d'arte, in parte frate, imparala e mettila da parte. Come il detto, come non detto, con rap qua frappa tono per adatto. Frasi ad effetto, come un tiro, questo è l'effetto. Dopo un tiro, come un fakiro, cammino su beat. Come un postino ti porto sta hit, ti mando in tilt. Come un flipper, sta radio sballa, chiama la popper. Alex, Nino, Bernadette, seguici brother. Fatti da te. Perché? Se buonasera, fenomenale. Ciao. Peppe se l'è preparato. Siamo dalle 7:30 in radio e Peppe se l'è preparato. Non è vero. Dalle 7:30 se l'è preparato questo. Veramente. No, è venuta così male. No, perché la prossima volta dalle 7:29. Il tempo era poco, ma non abbiamo a disposizione la stanza dello spirito del tempo. Sì. Purtroppo è così. Comunque, buonasera. Buonasera. Non fa freddo, non fa caldo qua dentro. Ma caldo. No, non si fa sta caldo. Stranamente si sta bene. Perché togli la maglia, tu se proprio senti caldo. Se dovrebbe tagliarsi anche i peli da tosse per non avere caldo. Però vi dovete calmare. No. Alessandro. Dovete accaldare. Accaldare. Comunque, per discutere dei peli c'è gente che se ne va. Ciao. Comunque. Cosa facciamo stasera? L'argomento è comunque, parliamo di un artista francese, di un certo Henri Matisse, ma ho fatto anche l'R francese, l'ho fatto. Ma che accento? Ma ragazzi, io ero madrelingua francese una volta. Cioè, era nato in Francia, una volta ero nato in Francia, poi ho cambiato nazionalità. Comunque, prima di iniziare comunque un nostro solito... con l'argomento di serata, leggiamo le notizie, sono notizie molto interessanti. La prima è nuovissima, è del 24 di questo mese, cioè 3 giorni fa. La notizia è questa: gli italiani più influenti nel mondo dell'arte. L'italiano più influente nel mondo dell'arte è una donna, ed è Patrizia Sandretto, Baudengo, presidente dell'omonima fondazione torinese. Si guadagna un posto tra le 100 donne più influenti al mondo dell'arte contemporanea, secondo Internet. Bisogna però scorrere la classifica redatta dalla rivista newyorkese fino alla 78esima voce per incontrare il suo nome. Vabbè, comunque. Almeno ci sta. Mm-hmm. Non è stata presa in considerazione, però, un'altra donna che è Patrizia Sandretto, Miuccia Prada, chiedo scusa. Che non è inclusa nella lista di queste donne. Anche se comunque è una delle donne più, insieme al marito Patrizio Bertelli e la famiglia Maramotti, che comunque è all'interno dei 200 collezionisti pubblicati da Art News, che comunque fanno, è comunque, diciamo, un patrimonio italiano. Comunque avere queste famiglie che collezionano arte in Italia, visto che purtroppo lo Stato se ne sta vendendo tutte quante le opere d'arte, è già comunque un qualcosa di... si sa che comunque la maggior parte delle opere d'arte ce l'hanno in mano i privati, quindi sì. È così. La bandiera tricolore la possiamo trovare anche al 25esimo posto in un'altra classifica, la classifica del Tate, in discesa rispetto al decimo del 2013, quando era il curatore della Biennale, cioè Nicolas Serota. Adesso cosa succede? Si piazza al 25esimo posto Massimiliano Gioni. Che è Massimiliano Gioni? I don't know. Ah, non lo dice. È un curatore di... della Biennale, comunque. Adesso di è quello della Biennale. Di arte, aste... All'89esima posizione, con un gelo calo rispetto alla 70esima dell'anno precedente, compare il gallerista milanese Massimo De Carlo.
seguito a breve distanza da Mario Cristiani, Lorenzo Fiaschi e Maurizio Rigillo. Maurizio. Galleristi di continua. Anche loro scivolati dall'85esimo al 91esimo posto. Beh, queste sono comunque le persone più... Ah, c'è buon compleanno, una buona notizia. Il 25 ottobre di 133 anni fa, in Plaza della Merced a Malaga, nasceva sotto il segno dello scorpione... Sotto il segno dei pesci. Diceva Venditti. Aveva scritto Pablo Fox. Pablo Picasso. Proprio nel giorno dell'anniversario a Parigi, nel distretto culturale del Marais, dopo 5 anni di tumultuosa attesa, rinascerà finalmente anche il Museo Picasso. Dimora di 4.000 metri quadri per 400 capolavori, il cui radicale restauro è costato la bellezza di 52 milioni di euro. Recupereranno nel giro di 6 mesi questi 52 milioni di euro con le visite, quindi. Quindi c'è da dire che lo scorso 20 settembre è stata inaugurata una mostra che è Picasso e la moneta spagnola, apprezzata da oltre 45.000 visitatori. Quindi qui tutti coloro che sono nati lo stesso giorno del pittore, il 25 ottobre, avranno diritto di accedere gratuitamente. Wow. Oddio. È il culo delle persone che... Il culo del fan. Io sono nato il 25 ottobre. Non è vero. Questa notizia è interessante. L'arte dei sogni dei senza tetto. Penso che nelle grandi metropoli, quelle ad esempio è stato preso a Los Angeles, che questo è avvenuto a Los Angeles, che un anonimo street artist chiamato Skid Robot, cosa ha fatto? Innanzitutto, ad esempio possiamo dire anche camminando per Napoli, non solo da Avellino, però comunque per le grandi città italiane si trovano i senza tetto per strada. E cosa ha fatto questo artista di strada? Ha fotografato... Credo che sia stata fotografata, perché non credo che sia impressa direttamente sul muro quest'opera, che sembra una fotografia. Comunque, cosa ha fatto? Il lavoro di quest'artista comunque crea attraverso i graffiti ambienti e scene intorno alle aree in cui stazionano e dormono i senza tetto, disegnando con lo spray un tappeto per terra o un letto a baldacchino sul muro accanto a giaciglio, o ancora trasformando una sedia a rotelle in un trono e creando dei fumetti in cui sono leggibili i sogni, i desideri e aspirazioni di queste persone ormai invisibili. Includendo nelle sue opere la popolazione di senza tetto, l'artista dichiara di voler dipingere immagini che facciano riflettere e che invitano la gente a fermarsi, a guardare la persona davanti alla quale camminano ogni giorno senza più vederla. Il senso, come spiegato a Vice, è prendere un tema totalmente sottovalutato e trasformarlo artisticamente in qualcosa di significativo, in un fondo di ispirazione. Quindi... E le opere di Skid Robot, se le volete guardare, sono pubblicate sulla pagina Instagram dell'artista, che è hashtag Skid Robot, quindi sì. Hashtag. Quindi si può trovare tranquillamente su Instagram in modo molto semplice, sì. Preciso e povero comunque. Skid Robot. Essere povero a Los Angeles comunque. Ah boh, è molto ha i suoi comunque vantaggi, perché per avere Instagram vuol dire che comunque c'ha. No, ma lui non è uno smartphone. Lui non è povero. Allora, il punto è questo. O un iPhone. Lui è un artista di lui è uno street artist, cioè anonimo, lui non c'entra niente con i poveri. Vabbè, però guarda. Però lui cosa ha fatto? Lui ha voluto vivere come un senza tetto. È normale, sì. Perché? Ma è logico, perché se tu vuoi per entrare anche in un ruolo cinematografico, l'attore, in questo caso l'artista, deve entrare nella vita di un normale, non puoi. Ad esempio anche la fotografia, tu non puoi fotografare un senza tetto e dire io fotografo questo senza tetto perché voglio dimostrare la sensibilità nei confronti di chi non ha più una casa. Tu per fare questo, per avere il diritto, si può dire in termini anche così, di dire quello, devi vivere come uno di loro, cioè non puoi appropriarti del loro privato così facilmente. Se vuoi descrivere cosa sono loro, devi vivere come loro. Come loro, che poi dove stiamo facendo questo soprattutto fosse... No, ma soprattutto non tanto per sentirsi in dovere di poter dire io l'ho fatto per dimostrare, ma anche proprio per sentirsi come loro. Sì, è una sorta di rispetto nei confronti anche l'artista di solito è la persona più sensibile, tra virgolette, della società, perché riesce a fotografare le varie ambientazioni pur non essendo o un nobile o allo stesso tempo un senza tetto. Quindi deve vivere per capire cosa si prova a stare a dormire con
uno scatolone Barilla attorno e con pochi centesimi al giorno. E quindi importantissimo scatolone Barilla. Che no, c'è perché Barilla, c'è casa. Bruttissima. E andiamo ad un'altra notizia. Questa è la solita notizia che non può mai mancare nella nostra rubrica. C'è sempre, da quando l'abbiamo. Cosa è successo? Come ben sapete, da qualche mese a Roma fervono lunghi preparativi che sono terminati ieri, 26 di ottobre, perché la Domus Aurea, magnifica dimora che Nerone fece costruire sulle pendici del Palatino, è tornata comunque al suo antico splendore. Infatti da ieri è disponibile, comunque è possibile visitare la Domus Aurea. Però questo perché è avvenuto? Perché il ministro dei beni culturali sul sito Franceschini comunque. Appunto, su cantieredomusaurea.it e Sky, soprattutto Sky. Hanno dato in vita ad una sorta di crowdfunding, giusto? Crowdfunding, sì. Esatto, e Sky che ha sovvenzionato questo restauro ha ideato sul suo canale Sky Art, che è un canale bellissimo, che purtroppo è a pagamento. Hai ideato a pagamento per nel senso devi fare l'abbonamento tutto Sky devi a pagamento. Purtroppo alcuni grandi Sky si possono vedere tranquillamente. Vabbè, potete anche comprare Sky, c'è anche il modo per comprare Sky, farvi un abbonamento, anche un altro tipo di abbonamento. Comunque hai ideato uno spot su questa restaurazione, che sarà prodotto, cioè sarà visibile dal 1 novembre. Andare non anche un documentario su YouTube, c'è comunque questo spot, quindi basta andare a cercare Sky Art HD Domus Aurea, il sogno di Nerone. Comunque è un'altra notizia dove c'è sempre un qualcosa di esterno che deve pagare per riprenderci un po' l'arte che è già nostra, quindi potete capire come stiamo letteralmente inguaiati in Italia. Giusto. Vabbè, ma dobbiamo adeguarci ai nostri tempi, quindi se ci servono aiuti economici di privati ce li prendiamo, però non svendendo i nostri siti archeologici soprattutto. Chiudiamo con l'ultima notizia del giorno. È la penultima, perché c'è l'ultima cosa giusto da dire, perché c'è una grande scoperta che stiamo facendo tre giorni fa. È una grande scoperta. No, mi ha detto Peppe che già in passato, quando forse non c'ero io, avete parlato di Banksy. Chi cazzo è Banksy? Quello dei piccioni, Peppe, è vero? Allora, Banksy non è un artista, ma è un collettivo di artisti. C'è da dire questa cosa. Un artista, poi altri sono aggregati a lui. Esatto. Non si sa chi quali siano le vere opere del vero Banksy, quale sia la opere dei suoi seguaci. Esempio, una notizia quando abbiamo arrestato Banksy. Non è vero. Avete arrestato solo uno dei tanti. E cosa è apparso? Sul sito di Banksy è apparso un nuovo graffito realizzato dall'artista senza volto su un muro della città di Bristol. L'opera rivolge un omaggio al dipinto La ragazza con l'orecchino di perla di Vermeer. Esatto. Sfruttando unicamente la corrispondenza del celebre gioiello con una centralina di allarme antifurto in evidenza sulla facciata del palazzo. Sì. Quindi l'orecchino è l'antifurto. La street art che usa i contesti urbani e lo skyline per metterci un'opera d'arte. Il titolo è Girl with a Pissed Headroom, la ragazza con un timpano trafitto. È bellissimo, anche il titolo è un'opera d'arte. Si manifesta al termine di una giornata in cui Banksy è divenuto oggetto di una preoccupata di un preoccupato passaparola. Ammette all'Army Fan la diffusione della notizia del suo arresto per mano della polizia di Londra e l'ancora più scioccante disvelamento della sua identità misteriosa. Infatti. No, poi si è potuto sapere che è il nipote della regina Elisabetta. Banksy. No. Ma comunque è un pazzo, c'è da dire. Chiunque segue comunque le sue idee è da molto applaudire, perché comunque. No, è un artista alternativo in tutti i sensi, perché fa ragionare in tutto quello che fa, perché anche quest'opera. In America è molto più usato questa street art. Sì, è la maggior parte dell'opera americana, cioè dell'arte americana degli ultimi 10 anni si basa su questo. Cioè sì, usano elementi architettonici presenti già nella città e li usano con delle visioni artistiche, ci mettono degli elementi tipo
anche la pubblicità dell'Acip, non so se te la ricordi, no? C'è il cancello che si chiude e diventa un sorriso, poi quando si apre diventa una bocca senza denti, cioè, c'è già in giro questo modo di fare arte. Però passiamo all'ultima notizia. L'ultima notizia che è molto importante, la bomba è questa: la signorina, chiamiamola così, Mina Gregori, la più grande esperta dell'artista, meglio di Caravaggio, ha svelato il mistero che c'è attorno alla Maddalena di Caravaggio. Infatti, molto probabilmente, o meglio, quasi è sicura la notizia, è stata ritrovata la vera Maddalena. Questa vera Maddalena, non si sapeva il volto di questa Maddalena, com'era, come era stata fatta, ma si era sempre parlato di quest'opera di Caravaggio che era in possesso però di Michelangelo Merisi. Sì. O la stessa persona, sto dicendo, chiedo scusa. Sì. Chiedo scusa, mi sono imbrogliato. Diciamo che volevi dire? Volevi è l'ultima dire... opera dell'artista, del no, non era in, cioè volevo dire. Tu volevi dire che l'opera se l'è portata nella tomba, ha detto Alessandro adesso. Cioè, no, volevo sì, no, mi sono imbrogliato un attimo. Perché? Che era successo? L'opera non era in possesso di Michelangelo. Ah, quindi non era di... No, perché? Cosa è successo? Si parlava di quest'opera che era stata portata nella tomba di Michelangelo, però come sappiamo negli ultimi anni sulla reale locazione comunque del corpo di Michelangelo sono state fatte varie teorie, perché parla comunque sulla sua morte che comunque è misteriosa, di febbre si narra, però il punto è questo, che quest'opera è passata da Napoli a Roma, da Roma a Napoli, è tornata di nuovo al nord e non si sapeva se in realtà si trovava veramente comunque nella tomba di Caravaggio. All'inizio si dice che all'inizio fu sepolta con Merisi, perché è stata proprio l'ultima tela che ha realizzato, quindi ci teneva molto. Ed è stato soprattutto un mito, perché non si sapeva effettivamente com'era il volto di questa Maddalena. Però poi, ovviamente, con i banditi dell'arte, che ci sono sempre stati anche all'epoca, trafugarono quest'opera, è passata un po' da Napoli a Milano a Firenze, e adesso... Sì, si dice che speriamo che tra una settimana non leggiamo la notizia. Sgarbi ha detto: non è vero, questo non è vero, la vera Maddalena. Non credo. Come successe con l'altra opera, no, perché di Leonardo. Sì, so questo, diciamo, questo percorso è stato ricostruito anche tramite dei bigliettini, un bigliettino in particolare che è stato trovato dietro all'opera. L'opera, che oltre a dire, a descrivere l'opera, comunque scritto comunque in italiano, comunque inerente agli anni della morte di Caravaggio. Più latineggiante, sì. In italiano molto molto comunque più si vedeva comunque che segnava una sorta di tracciato, di percorso che aveva fatto quest'opera dopo e prima la morte di Caravaggio. Quindi è importante comunque che questo percorso è un percorso che in teoria è storicamente è stato datato, quindi combacia sia il percorso storico che ha avuto l'opera che le indicazioni che vengono dallo scritto che c'è dietro, sì, dietro l'opera. Bisogna solo bisogna vedere, fare anche le analisi spettrografiche, quelle chimiche, per sì, far combaciare la pellicola pittorica, per decretare se quei colori e le tecniche, la colla che è stata usata, se veramente combacia con il periodo storico di Caravaggio. Sì, perché comunque quello c'è... è poi quello che ci fa vedere. L'analisi chimica con la radiografia dell'opera d'arte ci fa capire veramente se risale a 100 anni fa oppure è stata rifatta negli ultimi 50 anni. Perché sì, perché comunque parla di 8 opere comunque inerenti a questa Maddalena, sì, però solo una sappiamo che è l'autentica e dovrebbe essere questa. Però non è facile. Bisogna vedere. Se fanno, secondo me, se riescono a fare le analisi chimiche, che sono molto invasive e possono danneggiare l'opera d'arte, però poi ci danno la reale figura dell'opera, perché ci fanno capire a quale età appartiene. Vedremo. C'è da dire che comunque, se è come sembra, è una delle scoperte degli ultimi 15 anni, una delle più importanti, comunque è comunque l'opera più importante di Caravaggio, averla ritrovata così è una cosa importante. Comunque io direi di mandare una canzone, sì, e poi ci troviamo con il Matisse. Nostro Thierry Henry nell'Arsenal, no, nel gioco, no, gioca nella Juventus. Juventus nella Juventus. Sembri che boh.
Ma Tolkien l'hai chiuso tu qua? Tolkien l'hai chiuso? No. Ma non ci sto. Sarà dietro questo qua forse. Questa. No, non ci sta bene. Ah, vogliamo. Tolkien no. Ah, ovviamente il libro. L'Hobbit. Tu la consiglia? No. Io invece consiglio Narnia. Mazza. Mazza. Sai guida pigliare, wow. Ma che cosa? Che sei guida più? Io c'è un fazzoletto qualcuno di voi ragazzi, no. Mi sa quella naso. Oddio. Rispetto a prima, alzatelo un po', io mi stavo sentendo per un gatto. Siamo tornati. Siamo tornati. Non avevamo abbassato i microfoni, che bello! Spero che non abbiate sentito niente di strano, ragazzi. No, ti dimenticavo di abbassare i microfoni. Sì, che grande. Che bello! Bellezza. Allora. Beh, noi non facciamo arte, noi facciamo cadaveri. Ok, lo sapevo che Alessandro lo diceva, no. Ti prego no. Alessandro, visto che hai detto questa cosa, parla di Matisse. Ok, ne parlo con piacere anche perché ho scelto io l'argomento. Ed è un argomento che più o meno si riallaccia a tutti quelli del Novecento che abbiamo fatto. Specialmente anche quando parlavamo dell'impressionismo, dell'espressionismo. In generale, perché questi sono argomenti che tutti i grandi movimenti, gismi, cosiddetti gismi del Novecento, anche se tra di loro sono contrapposti, in realtà hanno una matrice, un filo rosso che li collega, che sono benissimamente possono essere o il filo politico che li collega o comunque anche le avanguardie artistiche. Però in questo caso il fauvismo cosiddetto, che è il movimento che però non ha un manifesto, perché gli altri movimenti sappiamo che hanno tutti un manifesto oppure una rivista con degli articoli, quasi come se ci fossero gli articoli di fede, noi crediamo in, processiamo questo. Il fauvismo invece si presenta così, proprio senza pretese, con poche pretese, solo con, diciamo così,
l'attitudine tecnica dell'arte, perché se noi vediamo che l'espressionismo ha comunque un filo politico dietro, il dadaismo altrettanto, l'impressionismo anche, perché su un certo punto di vista riprendeva comunque la borghesia del Novecento e quindi trattava anche temi politici, ma anche altri che abbiamo già ne abbiamo già parlato. La cosa importante è che Fauvismo, l'ho detto già da prima, e soprattutto lo troviamo in Matisse, che è il maggiore esponente, semplicemente si accosta molto all'impressionismo per come appare, anche all'espressionismo soprattutto tedesco, perché vediamo anche l'autoritratto, io invito gli ascoltatori a casa di trovare l'autoritratto di Henri Matisse, che è introvabile, è bellissimo e assomiglia quasi a un'opera dell'espressionismo tedesco se non mi sbaglio è un artista che portava l'esame di Stato, che era di origine ebrea. Comunque, per farvi capire che la matrice espressionista tedesca si vede un po', ma non c'è quel portamento politico. Cioè, nei Fauves noi vediamo che c'è la ricerca del colore. Infatti i colori più usati sono il blu, il rosso e il verde, come poi vedremo nella danza di Matisse, e soprattutto c'è la circolarità della vita, che comunque ci troviamo in un periodo storico, e voi mi potete comunque confermare, che a cui l'uomo dava speranza, nonostante comunque le difficoltà anche economiche, però la speranza c'era. Comunque parliamo di Matisse, perché è un artista francese, nato nella seconda metà dell'Ottocento, 1869, a Catoche-Cambrésis, ed è sì, paese famosissimo per la produzione di datteri. I datteri. Ah, datteri. Vabbè, anche Barbapietro Lazzucco. Cioè, se ce lo vogliamo dire nella geografia, c'è cioè sempre. No, vabbè. Prenderai sempre la sufficienza se dirai si coltiva la Barbapietro Lazzucco. E invece ti devo fare un piccolo appunto. Perché la geografia ti insegnava a dire che la nazione faceva la Barbapietro Lazzucco, non il paese. Quindi non lo sai se in quel paese ci stava coltivazione di Barbapietro Lazzucco. Il Giappone cosa fa? Una Barbapietro da zucco, no? Tipo a Tokyo, a Fukushima, sì, invece Bombadò. Nel paese anche a Nizza si coltiva la Barbapietro da zucco, anche sì, si sniffa soprattutto. Famosissimo comunque la produzione di nocciole e di noci, infatti fanno la sagra della nocciola. Non siamo noci. Anche, non è dietro l'angolo, comunque questo qua... Vabbè. Fanno schifo i colori perché lo schermo fa cagare. Si vede un pochino meglio. Perché no, non però per farvi capire. Grazie. Comunque, stavamo dicendo di Matisse che grazie anche a molte amicizie artistiche, ma soprattutto all'ala protettrice di Gustave Moreau, che comunque è un artista che è predecessore dei fauvismi, comunque, ed è diventato, come molti altri artisti, migliori del maestro stesso. Boh, come sempre, perché prende l'insegnamento del maestro e magari cerca di superare quei limiti che il maestro non riusciva a superare. Anche perché forse la mente è più giovane, è più portata ad osare e ad superare un limite, perché comunque che sia questo, comunque l'uomo ha sempre fatto questo, cioè superare il limite che veniva imposto da qualcun altro. Quindi comunque l'importanza di Matisse soprattutto è che, lo diciamo in quasi tutte le puntate, è difficile definire il confine tra un movimento e l'altro, perché talvolta passano mesi dall'impressionismo all'espressionismo oppure dal romanticismo a un altro movimento. Ciò che comunque marca un po' il confine è l'ideologia, è diciamo così la poetica che definisce un po' i canoni di un movimento e l'altro. Comunque ciò che differenzia Matisse dall'impressionismo è soprattutto che è dall'espressionismo è che raggiunge l'espressione attraverso la sintesi della forma, perché non so se lo sapete, ma Matisse è uno dei precursori del cubismo, perché poi sì. Picasso studierà molto Matisse, e veramente è stato apprezzato anche. Sì, Picasso è stato molto molto apprezzato da Picasso, perché aveva capito già qualche periodo prima la scomposizione dei fattori per raggiungere la forma, che poi vediamo anche il ritratto con linea verde, no? Non so se è uno dei più conosciuti al mondo.
ci fa capire che non è tanto il colore ciò che conta, ma è la delimitazione dei contorni che dà quella sintesi perfetta tra fruitore dell'opera d'arte e visionatore dell'opera d'arte. E soprattutto, perché è importante? Perché anche un poeta come Apollinaire disse che Matisse riuscì a liberarsi del tutto dall'impressionismo, che era una cosa difficile all'epoca, perché l'impressionismo era quasi come una bomba nucleare nel mondo dell'arte, perché era quella miccia che aveva aperto gli occhi agli artisti che erano troppo legati al modellismo della borghesia francese. E quindi Apollinaire ci dice che non vuole imitare la natura, perché questa è la differenza sostanziale, che gli impressionisti e poi anche gli espressionisti in maniera diversa imitavano la natura e ne davano un significato intrinseco diverso del soggetto, ma esprime ciò che vede e sente per mezzo della stessa materia pittorica, cioè la matrice pittorica diventa il complemento oggetto dell'opera d'arte. La struttura, le linee, i colori, i contorni, i chiaroscuri che non sono più definiti, e come vedremo anche la prospettiva, perché questo è un altro, comunque, un altro elemento importante, perché nell'impressionismo, anche nell'espressionismo, non c'è proprio una grande prospettiva, e lo stesso, questo lo lega comunque anche a Matisse, perché noi vediamo che in Matisse la prospettiva è quasi un'eresia. Anche la danza, che noi abbiamo fatto il post su Radio Baiano, che parleremo anche di questo. Già guardi che i tre bagnanti, cioè prospettiva non ce n'è proprio qua. Sì, tutta una cosa piatta. Ma questa è la cosa importante, perché ciò che volevano dare gli artisti di quel tempo, soprattutto anche Matisse in questo caso, perché stiamo parlando di lui, era il messaggio artistico e soprattutto la libertà intellettuale, perché l'artista, lo sappiamo, l'artista del Novecento, qua una mezza prospettiva ci sta. Sì, vabbè, ma la natura morta ci del, sta. Del 1899, una mezza prospettiva. Sì, sì. No, cioè, ma non c'è date, però. Sì, no, diventa prima, infatti questo inizio è il primo Matisse. Questo è il primo Matisse. Ma è l'unica di quelle che sto guardando che no, c'è. Anche nel 1928, natura morta, oddio, c'è un po' di prospettiva, perché tu quando vedi i piani geometrici c'è sempre la prospettiva. Sì, sì. Anche se è distorta, perché qui parliamo di una prospettiva imperfetta, così si suol dire in geometria. Non è centrale, Non è né centrale né dall'alto, né a tre quarti né assonometrica, è proprio imperfetta. E comunque ciò che interessa è soprattutto anche l'uso della tecnica, perché con Matisse poi vedremo che nasce anche il puntinismo, e il puntinismo nasce comunque da Matisse, perché il puntinismo io ricordo sempre quando lo studiavo al liceo, mi ricordavo quando stavo alle elementari che la maestra diceva: bambini, prendete le matite, tutte le matite messe insieme e fate i piccoli puntini. Io poi da lì che palle, esattamente. Strema, che buliti, non lo so. Però gioca la plastica. Non so se voi vi ricordate una serie televisiva che faceva su Italia 1, Kyle XY, una cosa del genere. Beh, era un dialogo che aveva tanti problemi. Aveva tanti problemi. La cosa più bella di quella serie è quando lui aveva le visioni e faceva i ritratti con i puntini. Quello mi fece capire che anche gli artisti, perché è facile dire che ci vuole a dipingere con i puntini, ma è la risultante scientifica e artistica che ti fa arrivare al processo dei puntini, che è difficile, perché anche la Gioconda, oppure diciamo i dipinti più difficili da concepire, se tu li scomponi in piccole parti, come poi vedremo con il cubismo, quello è in pratica il cubismo, è scomporre e ricomporre l'opera d'arte, l'arte e i dipinti sono, cioè, è costituita dal punto e dalla linea, da piccoli punti e linea, piccoli punti, e questa è l'arte. Solo che ovviamente bisogna arrivarci a quel punto e a quella linea, sia a livello filosofale che a livello artistico. Comunque, che vuoi fare? Andiamo una canzone? Sì, dicendo, io ho fatto solo un'introduzione, poi vedremo le opere. No, come stavo dicendo che comunque ha dato Matisse, secondo me, un po' sottovalutato anche dal, in generale, dal campo artistico, perché a parte che i Faux sono tutti un po' sottovalutati, perché sono visti un po' i naif di quel movimento artistico francese, cioè tra l'impressionismo, l'espressionismo
e comunque il realismo francese, i Faux comunque sono visti come i naif di quel periodo, cioè sono i contadinotti, tra virgolette, perché non sono contadini, che si mettono a dipingere senza uno studio. Invece c'è lo studio, perché forse è l'unico movimento che non ha uno scopo politico, ma uno scopo prettamente artistico. Che poi da quello, dallo studio del puntinismo e della luce, che ne avremo il luminismo, che comunque è quell'effetto pittorico ottenuto mediante contrasti tra luce e ombra. E dal luminismo che poi noi avremo altri movimenti artistici, e soprattutto anche l'espressionismo in generale, perché usa molto i contrasti. E soprattutto il puntinismo, che dura poco, però comunque il puntinismo a quell'epoca era molto 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 usato. E ancora oggi si usa in qualche opera d'arte il puntinismo, anche se con qualche punta un po' più grafica, però si usa. E da questo abbiamo chiuso il preambolo per dire che Matisse non era un fesso. Quindi mandiamo una canzone e ci vediamo tra poco. Siete nati per eseguire passi in modo... il pugno di pollice. Posso fare anche il pugno di pollice? Sì, Peppe, qui insomma. Vabbè, parliamo della danza, però non la danza intesa come... Peppe, fammi vedere il collo del piede. Ti mentre non puoi danzare. Il colon del piede. Il colon del piede. Sì, Peppe, è un bellissimo collo del piede per me, sì. Puoi ballare. Fammi... Per me, sì.
Fammi un salsa e merengue. Yogi. Guillermo Mariotto. 9. Non lo facciamo qui. E questa è la danza, sta dicendo. Torniamo a 6. Lambert Spussini. Ah, te lo guardi, No, invece Mad Fox mi piace. Nino, hai preso l'immagine più brutta della storia dell'arte. Ma infatti, caro Alessandro. Non c'era nemmeno il russo, questo. Caro Alessandro, non era... Carissa, non era quella che avevo aperto io. Molto questo. Meglio. Ecco, molto meglio. Oh, è strano che si vede bene su questo schermo. Sì, ma perché forse questo schermo valorizza i rossi. Ma si vede meglio là che qua. È vero. Anche se... Anzi, non sembra russo questo. Questo è arancio. Mm. Anzi, è creta questo. Comunque... Sì, lo creta. Facciamo comunque un'analisi tutti e quattro. Perché comunque questa è un'opera che tutti conoscono e tutti potrebbero metterci bocca, perché... sembra veramente uno di quei dipinti che potrebbe dipingere chiunque, anche se comunque lo studio c'è, perché in alcuni corpi si vede che i corpi sono rozzi e non hanno una linea molto greca, però questo comunque si avvicina un po' di più allo studio del corpo umano. Però gli altri sembrano quasi sai quelle pitture rupestri che trovi nelle caverne in Francia. Sarebbe quello a sinistra, il primo a sinistra. Ai tempi si portavano. Che ai tempi si portava, ma anche con... C'era gente che viaggiava in tutto il mondo. Sì, Courbet, Millet, ci stanno tanti artisti che hanno fatto viaggi favolosi anche nei villaggi africani per dipingere come questi sono i risultati di tanti anni di viaggi all'estero e di praticamente di far scoprire l'arte africana. La prima arte che si fa scoprire, quella africana o quella sudamericana, ai pittori che poi sono venuti dopo. Nel caso di Matisse, se non mi sbaglio, essendo stato molto amico a Gauguin, sì, doveva essere molto anche influenzato, soprattutto per i suoi viaggi in Sudafrica e in Sud America. Quindi, diciamo, per i corpi è proprio già una spiegazione, soprattutto i corpi che vediamo di faccia o quelli che sono... Non di spalle, non prettamente di spalle. Per quanto riguarda la prospettiva, non so se sei d'accordo con me, qua non potrebbe mai esistere prospettiva, non peraltro perché non esiste uno sfondo. Esattamente, no, è qualcosa. Non essendoci uno sfondo o un appiglio di qualunque tipo, c'è soltanto una linea demarcata tra i due colori blu e verde. Sì, dovrebbe essere. Una linea demarcata tra il cielo e la collina. Dovrebbe farti immaginare una collina. Vabbè, è più qualcosa di metafisico, anche se non lo è, perché comunque non c'è il tempo. Non c'è, in quest'opera non c'è il tempo, perché una volta che tu metti le coordinate spaziali, se tu metti le coordinate spaziali, il tempo c'è, perché lo riesci a immaginare, c'è continuità. Invece in quest'opera Matisse non racconta un fatto, cioè non racconta una temporaneità dell'opera, no? dell'accaduto, ma racconta la circostanza di vita, cioè la circolarità delle nostre anime che si susseguono nel corso dei secoli. Questa è un inno alla libertà, anche se non è proprio una vera e propria libertà, perché non so se lo sapete, ma questa opera è nata dall'immobilità di Matisse, perché poi in un certo punto di verso la fine della sua vita o a metà della sua vita camminava, quasi la fine. Comunque camminava a stento e poi è stato, diciamo così, ha camminato sulla sedia a rotelle. Quindi questa opera è quasi come se volesse essere evocativa di qualcosa che non c'è più, di qualcosa di un tempo felice che non c'è più, perché se non mi sbaglio, non vorrei sbagliarmi con qualche altro artista che ora non ricordo. Questo quadro, speriamo che sia così, fa parte di una serie di quadri che viene definita la Joie de Vivre. Però non mi ricordo se sia Matisse o era qualcun altro, non mi ricordo. Qui nel libro che ci ha prestato la nostra bibliotecaria personale Mena Petrillo, che dice che fa parte dell'Elan Vital. L'Elan Vital. Sì, allora è questo. Sì, è proprio Matisse, perché vedremo che comunque ci sono anche altri quadri che si collegano comunque al contesto della libertà e la gioia di vivere, nonostante che lui non ce l'aveva, cioè non ce l'aveva più. Vediamo anche Icaro, non so se la conosci, Peppe, sì. L'opera di Matisse. Diciamo che anche Icaro è una storia fondamentalmente triste, perché c'ha il pathos dell'epoca classica, però l'ha contestualizzata nell'immaginario collettivo moderno. Ma anche altre opere noi vediamo.
Il linguaggio dell'opera soprattutto è dato dal fatto che noi vediamo che la scena principale, il cerchio geometrico, è proprio ciò che caratterizza quest'opera, perché noi vediamo che di solito il cerchio della vita, come lo immaginiamo? Comunque perfetto. Sì. Cioè, lo immaginiamo con o l'uomo vitruviano con il cerchio perfetto, i cerchi concentrici, oppure il cerchio di Giotto, sì. Il cerchio dell'architettura. Invece, diciamo che con questa immagine distorta, Matisse ci vuole anche dare una rottura con i tempi passati, perché comunque tutti questi artisti del 1900 hanno questa... diciamo così, questa declinazione con la rottura dei tempi passati e l'apertura di qualcosa di diverso. Però non so se avete notato, comunque questa è una piccolezza che mi è stata fatta notare dalla mia professoressa del liceo, che l'unica mano che non si congiunge, è tra questa e questa, cioè tra questa donna e quest'uomo, perché sembra che le uniche donne del dipinto siano questa e questa fronte, e questa. Questa. Sono anche questa una donna, però forse l'unico boom è questo qua. Eh sì, spalle, è questo con il corpo perfetto, tra virgolette. Sembra un uomo, non lo è, però... È l'unico con i capelli. Ma brutti, anche questo è un uomo. Sì, sì. Perché non ha il seno. Sì. L'unico che ha il seno è questa donna, perché non si vede, si che sa, è donna. Non si vede. No, ma però si vede, cioè capelli lunghi. Però credo lo sia. È quella di fronte che si vede che è una donna, praticamente. Sì, diciamo che sono tre... Due o tre donne. Vabbè, due, tre, cioè. Diciamo che è una coppiata mista. E infatti è mista. Mucchio selvaggio. È praticamente uomo, donna, uomo, donna, uomo. Sì. Beh, da questo comunque... E poi si stacca e poi si ricomincia da capo. Sì. Può darsi. Beh, bella lettura, Il bello dell'arte, perché si può lasciare libera interpretazione, perché ovviamente ci può essere il critico... spocchioso della situazione, che può essere Sgarbi, che è il numero uno e quello più conosciuto, però è bello anche poter essere protagonisti dell'arte, perché quando c'è già la lettura dell'opera tipo come la Guernica di Picasso, perché ormai si è capito qual è il messaggio, che poi è stato cifrato con gli anni, però quando ci troviamo un'opera aperta come questa, perché non parla di un fatto storico, perché non c'è la continuità né spaziale né temporale soprattutto. Non c'è comunque un evento dell'artista, perché sappiamo che stava sulla sedia a rotelle quando l'ha dipinto, o stava quasi per essere infermo, ma comunque non c'è un vero e proprio motivo per cui l'ha dipinta. Quindi quando c'è questa incognita dell'artista, diciamo così, l'X in un'equazione, è bello che qualsiasi persona, anche Zi Stefani Baiani, che canta ogni tanto delle canzoncine, entra qui e dice: per me questo quadro indica questo, questo e quello. Cioè, l'arte veramente può aprire le porte a tutti. Perché sino caprone per me. No, è bellissimo come l'esempio di Alessandro, cioè quello di prendere Zi Stefano con tante persone. A me mi piace così, perché lui così avrebbe descritto l'opera che stiamo appena valutando. Sì, che comunque non è l'unica versione, perché ne esiste anche un'altra. Come sempre un artista fa 20.000 versioni di un'opera. Questa è la più famosa, perché come abbiamo detto prima. Però la seconda prima, pure, perché si trova al MoMA. La seconda sì, però io dico per l'immaginario collettivo, quando tu pensi alla danza, pensa a questo. È la prima. Alla danza rouge, la danza rouge. E comunque, perché è importante? Perché noi abbiamo detto i colori più importanti dei Fauves, quali sono? I tre colori primari. No. No, aspetta. Sono blu, rosso, blu e verde. Il colore verde è verde secondario. Ah, già, è verde. Il giallo pure viene usato, però perché? Perché il verde, per comporre il verde, c'è bisogno del giallo. Dell'unione dei due primari, che sono blu e comunque la componente è proprio presente in quest'opera, perché c'è il blu, il rosso e il verde, come abbiamo visto anche il ritratto con la linea con verde. Però in quello di Icaro, per esempio, c'è poi l'assenza di, cioè il nero che è l'assenza. Dipende, se tu me la vuoi pigliare in considerazione, che è assenza di luce o assenza, cioè sì. Se tu prendi in considerazione la luce, mi sembra che è assenza di colore. Se invece prendi in considerazione il colore, è l'unione di tutti i colori, che è del nero. Mi sembra che sia così, non voglio dire cazzate. Come vedi anche in questa pagina internet, Icaro comunque era un tema ricorrente, perché ha fatto due. Sì, c'è Icaro e poi la caduta di Icaro.
Sì, ma anche anche i due danzatori. Che c'è? Anche i due danzatori, comunque fa parte comunque della tematica di Icaro. Perché c'è il volo di questi sì, due. Sì, no, riprende lo stesso schema, gli stessi colori. Sì, anche... Non so perché. Se voi lo sapete, comunque la tematica di Icaro per Matisse è molto molto importante, perché era molto amico di Apollinaire. E Apollinaire comunque ha anche fissato col mito di Icaro. E soprattutto Icaro gli ricordava comunque anche il suo rapporto con il padre. Perché Icaro, lo sappiamo, è una delle storie più avvincenti della storia classica, per ciò che riguarda anche il rapporto tra un padre e un figlio, anche se tuo padre è una divinità. E comunque è così, è questo. Ah, ho capito, Carlo, perché sta facendo a mezz'ora così. No, vabbè, l'avevo pensato anche io prima. Lo so, vabbè, Carlo. Ah! Acaro, io! Vabbè. Comunque, quest'altra opera. A me fa impressione questo. Sempre con gli stessi colori. Sì, sembra dipinta dai pigmei, però. Oppure le pitture veramente rupestri. Non so. Ci vuole una di quelle immagini. Tipo, uno inserisce questa foto su Facebook e nei commenti uno ritaglia questa parte e la mette in primo piano. Esattamente. Un po' come la mia immagine del profilo, in pratica. No, allora. Questa musica. Io non lo so se è il quadro o è il nostro schermo. Che cosa è perso il colore? No. Cioè, è blu. Pensalo come blu, non viola. Pensalo ma come è blu, blu. Sì, è sì. Blu, sì. Sicuramente i rossi non sono così saturi, perché non poteva usare un colore così fluorescente, cioè, ma di sta quel tempo. Comunque, cioè, anche se l'esempio riprende comunque la danza di lo schema è diverso. La danza, questa è la musica. Lo schema è diverso, esattamente. Lo schema è diverso. Magari perché... sono le stesse identiche persone che stanno in un altro quadro a fare altre cose. Sì, qua non riesce a vedere. Anche se sono il tutti uomini. È lo stesso. No, non riesce a vedere. Anche se sono tutti uomini, da ciò che si capisce. No, quella mi sembra una donna. Questa può essere una donna perché tu non vedi niente. Per me pure per questa. Quella una è una donna. Questa è questo una c'è do... il pisellino, si vede, Nino. Si vede che è uomo. Anche se è minuscolo come il tuo. C'è una lente di ingrandimento per capire che. No, più vabbè, ma io scherzo, però è comunque scherzo il fatto che c'è bisogno di lenti di ingrandimento, ci vuole il telescopio invece. Cioè... per dire che comunque la tematica presente, Matisse comunque è un grande cultore dell'arte in generale, perché amava andare a teatro, amava gli spettacoli di danza e anche il teatro. Però è importante questo per far capire che è un problema di poetica. Perché in molti quadri c'è il rosso, il verde e il blu? Non perché aveva solo quei colori, perché i soldi ce li aveva Matisse. È proprio perché è la poetica dei fauvisti, che comunque usavano questi tre colori e ci giravano attorno. Anche in quest'opera, Nino, tu vedi che anche se c'è un incarnato molto simile, sì, ma c'è a qualsiasi artista, naturalmente c'è, sulla donna il blu c'è non il ci rosso sta pure. Poi tipo lui... c'è il blu. Io non ho mai visto un capezzolo così rosso in una donna. Cioè a meno che non se l'è tagliato e c'è il sangue, c'è la carne viva. E appunto per questo, se tu vedi anche l'incarnato, Nino, il verde è più usato nell'incarnato, ma sì, qui è proprio marcato. Quindi per farvi capire, è un problema di accademia. Cioè i fu, e soprattutto anche attraverso Matisse, nelle loro botteghe, diciamo che mancavano i pennelli, ma il rosso, il verde e il blu non mancava mai. Cioè sì, era una costante presente al 100%. Questa è un'altra opera, è la prima del puntinismo mondiale, Lusso, calma e voluttà, che comunque non sembra di Matisse, perché se noi pensiamo a Matisse, Peppe, io parlo con te ma parlo anche con gli altri, se uno pensa a Matisse pensa più a un artista quasi espressionista, sì, cioè espressionista con le forme scomposte, che... con i colori marcati, strani, perché questo, anche sia questo che l'autoritratto, è espressionista proprio per sì, conformazione dei colori. Poi questo del puntinismo invece si distacca, e invece vedremo che comunque il nudo rosa è molto più assimilabile a Delacroix. Oppure altri infatti artisti sono come tre Gauguin, periodi totalmente diversi. Infatti, per questo, per farvi capire, anche se lui ha sempre fatto parte dei Fauves, anche quando il movimento si è sfasciato, perché lui ha sempre portato avanti la teoria del diciamo così, dello scomporre le forme semplici attraverso le linee.
Però ovviamente lui passa dall'espressionismo tedesco, perché non so perché, ma comunque era più innamorato di quello tedesco che non quello francese o dell'impressionismo stesso. È passato, diciamo così, alle pitture tra virgolette africane, ed è passato all'luminismo e alla campitura di tutta l'opera d'arte, come in questo caso è il puntinismo, perché il puntinismo è una tecnica pallosa. Perché è una tecnica pallosa? Perché tu devi campire, cioè campire significa riempire, devi riempire ogni tessera del quadro, cioè non devi lasciare un punto bianco. Se noi vediamo anche i punti di luce bianche, non sono bianchi, cioè sono i colori, sono che si mischiano tra di loro e diventa quella luminosità bianca. Quindi diciamo che il percorso artistico di Matisse è stato molto molto variopinto. È da lui che poi Picasso, perché abbiamo detto anche prima, con l'incontro che c'è stato a Parigi, sì. Picasso è da lui che poi, perché anche Picasso è passato non subito, se è citato una mattina Picasso, ok, scomponiamo il quadro, no, io sono cubista. Ha avuto varie fasi, ovviamente. Ha avuto varie fasi, e la prima fase comunque assomigliava molto, ma molto molto a Matisse, perché sì, è molta gente non lo sa nemmeno, dice ma perché Picasso dipingeva così? E non conosce nemmeno il mito di Matisse, perché Matisse comunque, anche se non è molto sannato, però nel mondo degli artisti è molto molto preso in considerazione, perché quest'opera, ma anche una delle più famose, quella che abbiamo visto, il puntinismo, è bellissima, però c'è un'altra opera, ma sono inutili, nella prima pagina sono i paesaggi, c'è l'opera sempre col puntinismo, non so Nino dove l'ha messa, ecco, La gioia di vivere. La gioia di vivere, che comunque secondo me con lusso, calma e voluttà, che determina anche la tecnica sopraffina di Matisse, perché noi quando vediamo la danza, danza 1 o danza 2 o le tre bagnanti, pensiamo che Fo non sa dipingere, perché Matisse non sappia dipingere. Invece quando vediamo la gioia di vivere e comunque lusso, calma e voluttà, capiamo che l'espressività artistica di Matisse c'è. Solo che ovviamente lui segue uno schema artistico vincolato dal suo movimento artistico, dalla sua poetica, perché anche in questo quadro, no? Vedere alberi viola, gente rosa, blu. Gente senza blu, faccia, capelli rosso saturo, questa donna che sembra quasi la versione avatar rosa, sì, di avatar, oppure di gente avatar. Gente che non ha testa. Cioè, ma non si capisce dove sia la testa. E soprattutto gente verde. Perché? Anche gente verde e blu. Perché? Perché ovviamente. O di tutti e due i colori. Però non so se ci avete fatto caso. Ma qui c'è un cameo. Sì. Il cosiddetto cameo artistico. Sì. Cioè l'apparizione dell'opera nell'opera. Sì, però. È una citazione, diciamo così. Prima ne erano 5, questi sono 6. Giusto, erano 5 prima. Sì, ma perché? Perché si dice che uno di questi sia Matisse, cioè che si sia voluto che l'artista dipingere. Pensa un po' quale questo. Di questi può essere. Questo di sicuro no, perché è anche dell'altro. È una donna, è no, è anche dell'altro. Questo c'era già. Io forse non c'era questo. Sì, infatti, con la testa. Io penso sia quello. Sì. Sì, 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 infatti. Con la testa all'indietro. Sì. Però ecco, già fantasticare su questo, no? Essere noi critici d'arte, questo mi sembra tanto di fare il programma di Giovanni Mucciaccia, voi siete gli artisti, però è vero, cioè poter criticare un'opera d'arte famosissima è bellissimo. Oddio, qui sembra che stiano giocando, sai, non ti sembra? La cacca di mordicchio non di è quella, guarda come si chiama, però si chiama gioco di bocce, prima stavano giocando a bocce tipo i vecchi. Però sembra la cacca di mordicchio che cade a terra. Vabbè, è il campionato mondiale del gioco di bocce nudi. Sì, esatto. Sì, anche qui però, Peppe, che cosa vedi? Sempre la stessa sfondo. Sempre il paesaggio è lo stesso. Lo sfondo è sempre lo stesso, caratterizzato dal blu e dal verde. Non so se i colori dei corpi sono fatti apposta a picchiare, oppure il combine. Il rosso c'è comunque, però. Eh sì, però vediamo che anche in altre opere, no? Tipo come anche il ciclo pittorico della danza, no? Però fatto, se non mi sbaglio, è stato fatto su un piatto di ceramica che poi è stato internato con altri pezzi di ceramica. Ha fatto varie versioni,
vediamo che comunque si avvicina anche a quella avanguardia del decorismo francese, sì, no? Che poi uno può pensare all'Art Nouveau, che poco c'entra, però la caratteristica, diciamo così, delle carte ritagliate, no? Del design, perché si vede, cioè Polinese è il cielo, Polinese è il mare, Polinesi sono delle carte decorate che lui le carte ritagliate le utilizzò soprattutto alla fine della sua vita, eh? 46, 49, 50, vediamo Danzatrice, Creola, Lumaca, cioè vediamo che, sì, vediamo che l'evoluzione artistica di Matisse non è tanto condizionata dal tempo, perché l'Art Nouveau comunque già era stata al centro dei dibattiti artistici molto prima del 1940-50. Però ovviamente Matisse è figlio del suo tempo, ma allo stesso tempo è un precursore di altri movimenti artistici che si sono sviluppati decenni dopo, o addirittura 30-40 anni dopo. Quindi che cosa possiamo dire? Che dopo questo ovviamente mandiamo la canzone, sì, e ci avviamo quasi alla conclusione, perché comunque Matisse il grande l'abbiamo detto, cioè che sì, comunque più la cosa importante è che è più famoso, questa è una delle poche volte che troviamo l'artista che è più famoso del movimento stesso di appartenenza, sì, che se uno pensa a Van Gogh non pensa a nessun movimento, pensa solo a Van Gogh, ed è uno dei pochi casi, però se pensa a Monet uno pensa all'impressionismo, sì. Che ne so, anche Leonardo, Donatello, Michelangelo pensa al Rinascimento, sì, che comunque il movimento, oh, gli artisti singoli, Tartaruga Ninja, gli artisti singoli sono importanti quanto il movimento, ma il movimento che suona la batteria con le esattamente batterie. Quello è l'art nouveau musicale, è l'arte di oggi, l'arte YouTube, sì. E quindi questo è uno dei pochi casi assieme a Van Gogh, vabbè quello è un caso che è veramente a parte. Molto a parte. E Matisse è più famoso del movimento stesso, perché qualche volta io mi ricordo anche al liceo, all'esame di stato dei miei colleghi, cioè di altre classi, hanno preso un voto basso perché non sapevano che cosa erano i FOUS. Perché molte volte veramente non si tocca l'argomento, si parla solo di Matisse, lo si cita, Matisse ha fatto questo e quello, perché i quadri sono famosissimi, ma il movimento non si dice perché è importante. Sì. Io mi ricordo che fece una domanda: qual è la poetica dei FOUS? Il ragazzo ha detto: ma chi se Baudrillard? Ma chi sono? Cioè, chi sono? Ma i chi sono fu? Ma chi se ne fu? Non ti stavo così, però lo fece capire. E ovviamente è strano, perché Matisse è quello che ha incarnato di più i canoni fauvisti. Vabbè, perché il movimento in sé è durato poco, è Matisse che è durato più del movimento. Sì, per sì, questo. Sì, sì. Vabbè, però ci sono dei movimenti. Hai fatto una buona disamina, però sono dei movimenti tipo come il dadaismo, no? Oppure altri che sono, sì, però comunque non 5 sono stati, anni. Sì, però non è stato proprio rilevante alla fine per. Sì, ma infatti dicevo questo. Per questo. No, più che altro, secondo me, un po' come ancora peggio con Van Gogh, non è che non sia stato rilevante, è che può essere facilmente iscritto a qualcos'altro. Sì. Perché non si allontana molto. I canoni sono si quelli. Si va ad accostare ad sono quelli. Si avvicina all'espressionismo come Van Gogh si avvicinava a tutto quello che si faceva in quegli anni. Perché vero. Non c'è neanche un movimento. Perché se Matisse può essere messo come Faux, Matisse Van Gogh sì. può essere messo a niente di Matisse, dal momento. Van Gogh può essere anche cioè, Van Faux. Gogh non, può essere anche Faux. Faux, però non è vero. È vero. Perché, ma la stessa cosa anche Matisse può essere. Cioè, nell'Art Nouveau, nell'espressionismo tedesco, anche tedesco. Se non è tedesco, espressionismo francese, decorismo, di puntinismo, cioè quasi tutto, però sì. Noi lo riconosciamo come Faux, perché soprattutto perché ha fatto parte dei Faux, nel senso che l'ha istituito lui il club, diciamo così, la tessera socio l'ha istituita lui, però soprattutto perché è quello veramente che si avvicina di più ai canoni, perché non sono, Peppe, non sono tanto canoni stilistici, perché se noi vediamo questo quadro può essere un quadro espressionista. Sì, questo o, è tipicamente un quadro espressionista. Sì, è proprio espressionista per come è composto. Però soprattutto è la valenza, io ho detto anche, la valenza semantica del quadro, perché se tu pensi che comunque gli espressionisti attraverso l'opera d'arte, ma anche l'impressionismo, io mi ricordo che un trattato dell'espressionismo, anche di Van Gogh, diceva che l'arte ha la funzione sociale e politica di smuovere la massa, perché la massa talvolta si fa imbambolire dalla politica dei grandi, dalla borghesia. Invece l'arte ha il compito, non è che può avere il compito, ha il compito di aprire gli occhi, è il compito di aprire gli occhi alla società.
Invece i Fo non non cercavano di diciamo così a far aprire, a essere collirio della società. I Fo semplicemente facevano dell'arte la propria missione artistica, non sociale, perché per loro l'arte era semplicemente mezzo artistico per sentirsi meglio. Perché Matisse, in uno dei suoi tanti anche libri, perché non so Peppe se lo sai, Matisse ha scritto un libro, sì. Jazz, non lo so più. Ha scritto un libro sempre di opere, però Peppe non lo sapevi. È jazz perché bello, non perché tanto amava il jazz, anche se lo ama, ma perché il jazz comunque è il genere musicale migliore per l'improvvisazione, perché anche se ci sono delle regole tecniche, cioè è difficile fare jazz, non c'è dubbio, però è l'unico movimento che anche un po' il blues, però è un po' diverso, il jazz è l'unico movimento in cui se tu sei un bravo diciamo così improvvisatore sei un ottimo artista. E lui diceva che la sua arte era molto jazz, perché si basava molto sull'improvvisazione e su questo si sentiva molto impressionista. Per questo diciamo così che Matisse non si può definire anche solo fauvista, però comunque quest'opera io ve la consiglio, oltre a quello che vi consiglierà Peppe, il libro di dopo, cioè Jazz di Matisse, che è un'opera interessante. Detto questo, abbiamo detto quasi tutto di Matisse, perché potevamo parlare di altre 7-8 opere, ma quelle più importanti le abbiamo dette e abbiamo consigliato anche il libro, quindi ci troviamo tra 2 minuti per i consigli artistici di noi quattro. A tra poco. Yeah.
Siamo all'ultima parte. Sì, dai, mentre Alessandro continua a suonare il pianoforte. Siamo ritornati, sono ritornato anch'io a parlare. Chi comincia? Vabbè, Peppe. Inizio io perché continuo. Perché collegato. Allora, no, inizia tu, poi dopo parliamo io e Peppe insieme, allora. Perché insieme? No, perché... Tenetevi, ma per me potete parlare come volete. Tenetevi pure la manina. Il nostro argomento è collegato, sono due amici scrittori che hanno... Ah, ok, ok, lo dici dopo, fammi parlare a me, grazie. Però stai calmo. Sei calma. Parliamo del museo Matisse, che è situato all'interno della seicentesca Villa des Arènes ed è nato nel 1963 per celebrare l'opera e il genio di Henri Matisse. All'epoca il museo occupava la parte superiore della villa, che al piano terra era invece occupata dal museo archeologico, prima che questo venisse poi trasferito nell'86. E questo trasferimento consentì un ingrandimento del museo Matisse. Il museo ospita una ricchissima collezione. Troverete 236 disegni, 68 dipinti, 57 sculture ed altre opere d'arte dell'artista francese. Inoltre il museo presenta 187 oggetti personali dell'artista, come tappezzerie, ceramiche e documenti. Nel 93 poi lo stabile è stato sottoposto ad una ristrutturazione e si è provveduto così alla costruzione di una nuova sezione del museo nella parte sotterranea. Lo scopo del museo è di presentare l'evoluzione artistica di Matisse tramite le sue ricerche sui colori e sulla grafica, grazie all'esposizione dei primi dipinti dell'artista del 1890 fino alle sue opere risalenti alla fine della sua vita. Il museo rappresenta quindi una tappa obbligatoria per gli amanti di Matisse in visita a Nizza, proprio quindi dove lui è morto. Sì, si trova a Villa des sì, non molto lontano poi da dove si trova la sua tomba. La tomba, che è famosissima. Sì, tra le meravigliose opere esposte appartenenti a tutte le epoche ricordiamo il famoso ritratto di Madame Matisse. Bene, bene. Mamma mia, bene, ragazzi. Se, non ave... io se ho... mi trovate a Nizza, andate a Nizza. Anche se non vi trovate, se mi trovate a Nizza, andate a Nizza. Io volevo dire una cosa. Io devo dire che a breve andrò a visitare un museo che ha consigliato me, no? Cioè? Quello là di Nietzsche a Napoli. Nietzsche a Napoli. Quindi, grazie a te. Fate come me. Grazie a te, Nino. Seguite sei i consigli. Convinto. No, sono convinto, perché non sapevo che stava a Napoli. E grazie a lei adesso. È in una bellissima zona. Sì, una zona bellissima. Siamo andati in Monte Santo, è bellissima. Sì, vabbè, però quando ti affacci è bellissima, veramente. Sì, no, è bella solo quando ti affacci, perché poi quello di prima non è tanto bella. Però se ti affacci troppo sette, se vado con Peppe posso affacciarmi quando voglio. Non vengo, non ti puoi affacciare. Comunque, tocca a Peppe e poi e tocca urlare, a me. Non urlare, però, perché il box è piccolo. Ma sono quindi... lontano dal microfono e devo urlare, altrimenti non si sente. E allora metti no, vicino, per favore, ti assicuro che se anche, si sente se troppo anche bene. Fuori, si sente. Ecco. La mia voce. Se vi dico John Ronald Royal Tolkien, chi è secondo voi? Ah, quello che ha fatto il tipo dell'anello. Sì, il tipo dell'anello, proprio lui. Frodolo. Frodolo. Va bene. Il scrittore... Sono bello, sono modello, sono Frodo modello. Primo scrittore fantasy della sua storia, che ha scritto, ancora prima di scrivere Signore degli Anelli, L'Hobbit o La Riconquista del Tesoro, che è stato pubblicato la bellezza di quasi 100 anni fa, diciamo sì. 90, quasi 90 anni fa, nel 1937. E pubblicato inizialmente, e ha avuto poco fortuna, il romanzo porta alcuni importanti elementi che poi aiuteranno i lettori a leggere poi quello che è il suo capolavoro, cioè il Signore degli Anelli. Che sta facendo ogni domenica su Italia 1. Sì, a breve. Alle 7. Ogni domenica. Ogni domenica, alle 7, 7 e mezza purtroppo, più o meno. Purtroppo. Cioè ogni domenica, quando finisce ricominciano. E lo stanno facendo per sei settimane. Hanno diviso praticamente i tre. L'hanno diviso in sei parti. In sei parti. Che mutilazione orribile. Sì. Non si passa. Ma dura troppo. E quindi per l'Italia devono fare la seconda parte. Non si può programmare tutto. Capito? Si deve dividere in sette. Sì, però è bellissimo. Praticamente però la trama. Vedere. La trama cioè, narra di questo Bilbo Baggins. Un povero uomo, diciamo, chiamiamolo povero uomo perché viene visitato a casa da Gandalf, che mentre è il famosissimo stregone grigio. Sta allora, sta fumando erba pipa, questo era facoltativo. No, bisogna dirlo queste cose. E gli propone di cominciare a prendere parte ad un'avventura. Praticamente è compito. Torin. Quando è quel filippino? Torin Scudo di Quercia, è uno dei nani che ragazzi, deve...
uno dei 13 nani che dovrà accompagnare appunto Bilbo Baggins e Gandalf. Bilbo Baggins alla riconquista dei loro territori. Sul nome di Bilbo Baggins si sono fatti tante battute, però comunque sia, per chi vuole cominciare un libro il genere fantasy è il libro più adatto, anche perché è quello meno pesante, diciamo, è più da giovani che da adulti. E poi lo consigliamo. Beh, molto più spensierato di libri fantasy. Ultimamente Peppe ha consigliato 4 libri, tutti fantasy con... No, non è fantasy, a maggior parte. Secondo me non gli piace il fantasy. Non gli piace proprio. Non è vero, con un futuro alternativo. Ma quello non è fantasy, è fantasy. Invece io parlerò di un libro che sembra fantasy, ma in realtà parla di una realtà italiana, perché parla di un posto che non esiste, quindi del Molise. Questo è bello. No, vabbè, allora il punto è questo, che io riprendo un grande amico di Tolkien, che è Clive Stepis Lewis. Ha fatto il liceo insieme. Stepis Lewis. E che esce questo romanzo fantasy, quest'opera fantasy, esce nello stesso periodo di pubblicazione del Signore degli Anelli, non dell'Hobbit. No. Allora, bisogna dire, mo facciamo solo un piccolo prologo. Per scrivere o l'Hobbit, o il Signore degli Anelli, o le Cronache di Narnia, bisogna fumare tanto oppure avere un cervello che non è normale, perché se tu pensare anche le ambientazioni, i disegni, perché tu non scrivi solo ho visto semplicemente in Molise in Italia. Harry Potter. In alcuni casi scrivi lingue. Sì. Poi sì. È vero. Sì, scrivi lingue che non esistono. Ma perché per scrivere la Divina Commedia uno ma anche quello che fendasi la Divina Commedia. Vabbè, hanno fumato un po' tutti per scrivere. Comunque, qualsiasi cosa. Il protagonista, meglio, come dove nasce le Cronache di Narnia? Narnia viene creata dal leone Aslan, re di Narnia. Il leone infatti aveva creato Narnia con il suo canto dal buio. Poi voi sapete la regina cattiva glaciale. La città glaciale. Grande leone Aslan, cioè un plauso va al leone Aslan. Che poi è anche... Il momento di definire Leonico. Leonico! Che è stato anche collegato alla figura di Cristo, se vogliamo dire. Guarda, stavamo leggendo io e Peppe prima, su questa situazione, cioè collegare la figura di Cristo a comunque alcuni personaggi, sì. C'è una diatriba su questo, perché parlavano del fatto di... Non so se ti ricordi che abbiamo letto prima. Sì, appunto, questo fatto qua che ha detto Alessandro. Sì, cioè, il fatto della creazione. Il leone e il fatto, oltre alla creazione, perché Gesù era definito il leone della tribù di Giuda. Quindi sì. Da quello si è fatta la storia, che comunque, se ci fate caso, comunque anche la storia, ma non so se Lewis aveva comunque una matrice, diciamo così, tra virgolette, no, però cristiana. Storia è un po'... un'allegoria della vita di Cristo. Sì, no, ma lo dice che Lewis e Tolkien entrambi erano favorevoli comunque a questa idea di vedere Cristo come il leone, come il salvatore. Sì, cioè questa idea di fondo c'è comunque. C'è da dire che comunque le Cronache di Narnia sono 7 libri. Sì. Quindi tutti. Comprateli tutti in PDF. Perché penso che costano, quindi vabbè, io il cofanetto in DVD regalato al mio compleanno. Sono solo tre dei sei libri, i tre film. Da fare di qua, non so quando li faranno. Comunque, un bel regalo che non ho mai usato. Cioè, l'ho visto in streaming, non l'ho visto col DVD. Perché? Perché si consumava con tanto di contenuti speciali. Ancora nella copertina della pellicola. Io ho visto Narnia. Dove c'è la regina e la MILF dillo, cioè, si sa già chi è. Posso dire che una cosa? Sì, non la Gnagna. Scusami, mi introduco un attimo. Le parodie porno? No, ragazzi. No, Gnagna Gnarnia non è. Mi ricordo una cosa di Narnia, del film. Che la cosa più bella del mondo era il titolo. Che era il leone, la strega e l'armadio. In questo c'è qualcosa che non va, c'è un intruso. Chi è? Dovete sapere, tutte le persone che credono di abitare nel Molise, in realtà abitano in un armadio. Cioè loro il fine settimana entrano nell'armadio e lunedì escono dall'armadio. È strano che sia stato quei due bambini. Non è così strano trovare un portale in un armadio. Ma sono sette libri. E i film invece che cosa sono? Sono tre. Sono i primi tre libri. Due film sono i primi tre libri.
Scusa, da quando no, che non parlo? Sono tre film? I film, scusa. Sono due i film. Io ricordo, tre, io sono tre. Tre film. Però alla fine del terzo film, cioè, arrivato ad una certa età, quei bambini non possono più entrare a Narnia. Uh-huh. Infatti, sì. Finisce il loro ciclo. Cioè, il quarto film, che non so se si farà, se verrà girato o altro, avrà altri protagonisti, perché infatti il libro cambia protagonisti. Cioè, infatti il secondo e il terzo è il principe Caspian, cioè, il secondo. Quindi cambia. Vabbè, comunque, a me sinceramente è piaciuto solo il primo, il secondo un po' di meno, il terzo non l'ho visto perché mi sono rifiutato, perché io comunque ho un vuoto di memoria, se in realtà sono tre. A volte o quando due. Capisci che io non mi ricordo che sia uscito il terzo, eh no, per questo c'è, cioè, un vuoto di memoria su questo, vedi, perché un po' stiamo focalizzando su sta cosa molto importante per farti d'arte. No, è uno consiglia. Il cinema è arte. Il cinema è arte, sì. No, cerca. Benvenuta alla nuova puntata di Due su una poltrona. La parodia di Una poltrona per due. Due su una poltrona. La parodia 8. Due fatti su una poltrona anche. Questa è la parodia 8, ricordiamo. Due fatti su una poltrona. Ma anche quattro. Forse Francesca lo sa perché ci ha inviato un messaggio. Andiamo, Francesca. Raga, ma non si sente. Com'è possibile che non si sente? Non la pensate, lei che non è buona. No, ma gli dava problemi che saltava, ma non era un problema nostro. Quanti ne sono? Questo è il primo. Aspetta. The Lion, The Witch, The Armadio. Ciao, salutiamo il nostro. Ci vediamo. No, domani. Vabbè, comunque secondo me sono solamente due. Perché sì. Vedi, non te ne dà un altro. Io non vabbè, mi ricordo che ho uscito che il terzo. Due, anche perché non è molto importante. Il nostro capo misericordioso e caritatevole. Tocca ad Alessandro, comunque. Non lo facciamo aspettare, perché sennò non finiamo più. Allora, infatti, perché io per fortuna l'ho fatta abbastanza lunga, però la riassumo. Fai un sunto. Se nel corso della puntata abbiamo parlato di belve artistica, nella rubrica di Mondo e Masterpiece invece parleremo di muse artistiche. Tutto ciò grazie all'artista. Il leone di Narnia è una belva artistica. Esattamente. Okay. No, a caso l'ho detto. Però non era collegato, io non ho pensato che si parlava di leoni o di ogni. Però se io citavo Smigol, una belva lo è. Non so se sia artista. No, vabbè, io ero. Questa sedia. Già ieri sera abbiamo romperà. Rotto la sedia. Ma questa sedia si romperà. La sedia è già rotta, si è seduta. Già rotta, si è rirotta. Si è rirotta. Vabbè, le belve artistiche comunque erano i fu, vogliamo dirlo. Comunque tutto ciò grazie all'artista e scultore cieco, cioè non vedente, cioè cieco proprio. Cieco della Repubblica Ceca. Di nazionalità. Alfons Maria Mucha, che è cognome cieco. Un proprio cieco, che è stato uno dei più importanti artisti dell'Art Nouveau. Divenne uno dei maggiori esponenti dal design teatrale e pubblicitario di tutta l'Europa del primo Novecento. Infatti, molti grafici pubblicitari hanno studiato questo artista. Con il suo stile britannico si innalza nella grafica pubblicitaria, così come nell'incisione e nei dipinti. In questo caso parliamo proprio di dipinti. Le quattro stagioni del 1897. Un pannello decorativo in cui c'è questa bellissima rappresentazione ricca di colori. In questo caso non si vede bene. Di che anno? 1897. Sembra più una cosa. Non so se. Sai, quelle carte da gioco. È Magic. Sembrano i tarocchi. Sembrano i tarocchi, sì, quelle carte da gioco. Sì, sembra che più sembra roba del Novecento. Guarda che i pannelli decorativi dei grandi teatri, perché questi venivano usati per i teatri, sì. oppure per i musei, eccetera, eccetera, venivano molto stilizzati come quelli dei tarocchi, perché i tarocchi comunque hanno un'immagine. Tra virgolette, no, i dettagli sono molto curati, cioè sì. Non sembra molto curati, no, anche se siamo a cavallo tra fine 800 e inizio Novecento, diciamo che è 1900, sì. Quasi 1900, sì. E poi queste Art Nouveau, però quindi sì, parliamo comunque di un tipo di arte molto più decorative, quindi i minimi sì. Particolari sono abbastanza importanti, sì. Però per farvi capire, l'Art Nouveau nei dipinti non era molto diciamo così fondamentale. L'Art Nouveau è più conosciuta per gli oggetti, i mobili, sì. L'architettura soprattutto. Invece quando vedi un dipinto, secondo me è una delle cose più belle, perché l'Art Nouveau racchiude la bellezza dello stile, i canoni dell'architettura e la decorazione, e tutto questo li troviamo nelle opere di Mucha. Quindi per questo io ve lo consiglio come artista Mucha, e spero che lo leggiate a casa, perché proprio ne vale la pena. Comunque questa rappresentazione piena e ricca di colore ci fa ricordare
il capolavoro delle quattro stagioni di Vivaldi. Ma qui c'è più gioia di partecipazione alla vita, anche nel trascorrere del tempo e dell'alternarsi delle stagioni. In pratica è un capolavoro. Quindi per Mondo e Masterpiece di stasera, Alphonse Maria Muccia, Le quattro stagioni. E noi con questo, come vi va? Ci salutiamo. E che l'arte sia con voi. A lunedì prossimo. Ciao a tutti. Prossimo. Ciao. Perché la Peppe? Sì. Non c'è l'ho. E credo di averlo già scelto. Proprio per... Abbiamo scelto prima. Ok, dici? Tolkien. Ok. No, no, anche perché facciamo un po' di Credo di Merd. Sì. E tutto messo insieme, anche perché okay. L'unico personaggio che può diventare qualcosa di, che di radio arte di e nerd assieme. Che radio di fatti. A domani. Ciao. Ascoltaci in onda ogni venerdì, proseguici, proseguici su, su Radio Baiano, noi ti abbagliamo, noi ti invogliamo sempre di più. E tu, tra fatti e rifatti che non sanno i fatti, fatti da parte se non segui l'arte, noi fatti d'arte senza un perché, noi come on è, tipo mo è, alziamo il tasso alcolico e stabiliamo un contatto radiofonico, io ho fatto cronico d'arte, in parte frate, impara là e mettila da parte, come il detto, come non detto, corra qua fra fatto un'opera da frasi ad effetto, come un tiro, questo è l'effetto. Dopo un tiro, come un fakiro, cammino su beat, come un postino, ti porto sta hit, ti mando in tilt, come un flipper, sta radio sballa, chiama la popper, Alex, Nino, Bernadette, seguici brother.